10 minuti di martedì 18 aprile 2023, torniamo in diretta per il nostro spazio di approfondimento. E allora, oggi continuiamo a proiettarci verso le amministrative, perché c'è un po' già, sono lontane, però in realtà... Ma neanche questo... tanto, i tempi della politica non sono siamo come i tempi vicini. Normali, un anno è pochissimo. Lo chiediamo direttamente alla nostra ospite, se sente più queste amministrative lontane o vicine. Ma io in realtà credo che le amministrative siano veramente dietro l'angolo. Esatto. Perché, come già detto, un anno è veramente molto poco. Presentiamola, l'avranno già riconosciuta i nostri ascoltatori. Qui accanto a me il candidato sindaco della città di Bari, Manila Gorio, ben trovata. Grazie a voi davvero per avermi ospitata, sono davvero molto contenta. E allora ricordiamo come sempre i nostri ascoltatori i numeri per intervenire in diretta: 080 501 4668 per le vostre telefonate e 080 501 9998 invece per i vostri messaggi WhatsApp. E allora entriamo subito in argomento. Manila, tu sei la seconda candidata sindaco della città di Bari, abbiamo visto giorni fa la candidatura di Tommy Attanasio, sei una collega, ti stiamo dando del tu per questo, ci permettiamo di darti del tu per questo. Perché hai fatto questa scelta? Una scelta radicale, tu un po' come facciamo noi qui a Telebari ti occupi nel tuo talk il punto su Antena Sud dei problemi dei cittadini, dai problemi alti, come diciamo, a quelli davvero di ogni giorno, quelli che toccano la pancia dei baresi e non solo. Ora scegli di fare questo cambiamento radicale, perché? In questi anni ho cercato in tutti i modi di rappresentare i bisogni e i desideri dei cittadini, in particolar modo dei baresi, visto che mi candido a sindaco di Bari. E mi sono resa conto che effettivamente tante di quelle questioni che ho sollevato, che la televisione come Antena Sud, come voi fate con Telebari, è giusto che faccia e che cerca in qualche modo di risolvere, non ho realizzato, non ho risolto tutto. E quindi mi sono detta, ma forse devo accompagnare i cittadini, le persone più in difficoltà, le persone che hanno bisogno del mio sostegno, i lavoratori che vengono a chiedermi una mano direttamente dalla porta dei palazzi, perché chissà perché in questi palazzi sembra un po' tutto, come dire, difficile, misterioso. Allora io sono una che non sa stare ferma e siccome voglio dare risposte a queste persone, perché mi rendo conto che chi fa il lavoro come il nostro non deve mai prendere in giro nessuno, perché tu fai un patto col pubblico. Certo. Se tradisci quel pubblico sei fuori, sei bruciata. Allora Manila, ci hai spiegato quali sono i motivi, ma non ti spaventa un po' anche questo cambio di vita? Ma no, non mi spaventa, perché poi io sono molto camaleontica, sono una staccanovista, amo il mio lavoro e premetto che voglio continuarlo a farlo, anche perché ci sono tantissimi esempi di personaggi pubblici, di editori molto conosciuti. Se parliamo di Berlusconi, ha messo su un'azienda che si chiama Mediaset, lo stesso Pagliaro in Puglia è l'editore di Telerama. Cioè, voglio dire, non è che se un personaggio pubblico si presta alla politica non può fare più la televisione. Magari daremo una certa attenzione a quei temi che possono, come dire, risultare troppo a favore, perché io credo molto nel mio lavoro deontologico e nella correttezza, e quindi credo, no, non ho paura, anzi sono molto serena e te lo dico con grande sincerità, con grande lealtà. Io credo che nella vita ci sono delle tappe che tu devi fare, e la politica è una cosa che mi ha appassionato negli ultimi 4 anni, no? Perché ci ricordiamo, fino a 4 anni fa io facevo la leggerezza, ero completamente un altro personaggio, il gossip, il divertimento, ero un'altra Manila. Poi da quando ho deciso di cambiare la mia immagine, perché in maniera spontanea, del tutto naturale, ho detto, beh, c'è qualcosa che sento che devo aggiungere, c'è quella plusvalenza che mi manca, è arrivato il racconto sociopolitico attraverso il mio programma Il Punto, e da là oggi mi trovo adesso pronta per candidarmi in politica. Sentiamo un po' di musica. Allora, io leggevo le tue prime dichiarazioni da candidato sindaco, mi ha fatto molto piacere leggere una particolare attenzione a un tema che anche a noi Telebari sta molto a cuore, che è quello delle periferie, che credo sia uno dei temi centrali nella città di Bari, perché in questi anni abbiamo assistito ad un aumento delle periferie, ma non perché siano materialmente aumentate, ma perché è cambiato il concetto di periferia. Oggi sono periferie anche zone assolutamente centralissime. Io ne cito uno su tutti, il quartiere Libertà.
Allora, guarda, davvero tocchi un tema a cui io tengo particolarmente, perché io vivo perennemente nella città di Bari, sono nata a Bari e vivo per la mia città. Mi rendo conto che le periferie sono realmente un, come dire, devono essere contestualizzate con il vero centro, perché la città è tutta, non è perché esiste solo il centro storico, Corso Vittorio Emanuele, Via Sparano, e tutti gli altri non esistono. Quando ci si occupa di una città, bisogna occuparsi di una città a 360 gradi. Allora, non è possibile una città come Bari non avere a disposizione una quantità di verde che meriterebbe una città del genere. Quindi noi abbiamo la possibilità di introdurre quel verde, perché andiamo verso la transizione ecologica, verso l'impatto ambientale, e noi che abbiamo la bellezza di una città che ci invidiano in tutta Italia, dobbiamo fare un lavoro per migliorare questo aspetto, lo dobbiamo integrare, ma non soltanto con le parole, lo dobbiamo fare con i fatti. Io non recrimino chi c'è stato e chi c'è fino a questo momento. Io recrimino però quella parte politica che, quando si prende le sue responsabilità, lo deve dimostrare, perché sennò uno lo dice con le parole, non lo fa con i fatti, a discapito dei cittadini. Questo mi dispiace molto, perché io credo che i baresi si meritino una città migliore. Abbiamo già una telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Ancora buongiorno Gerry, buongiorno. Benvenuta alla, diciamo, all'ospite, complimenti in casa Telebari. Grazie. E io le volevo solo chiedere cosa pensa di dover fare, visto che lei si è candidata come sindaca, non solo, pure Tommy Atanasio, tutti che si... C'è possibilità che Domenico Colaiani, Jerry Lewis, c'è possibilità che possa candidarsi? Cioè, vuole dire, e poi chiudo... Cioè, ti stai proponendo, Gerry? No, io dico che il ricco ha sempre bisogno di soldi e il povero è sempre più povero. Cioè, voglio dire, qua per quali finalità si va per fare il sindaco? Allora, domanda provocatoria, ma ci sta, così diamo la possibilità anche a Manila di spiegare. No, mi piace molto questa domanda, credo sia una domanda lecita. Poi questa è una domanda che dovete sapere da quando è uscita la comunicazione, cioè da 24 ore sta facendo il giro ovviamente di tutta la città, ma direi di tutta Italia, no? Perché Manila Gorio si candida a sindaco? Allora, premettiamo del fatto che io faccio un lavoro bellissimo come il vostro, a me non manca nulla, sono soddisfatta, però come Gerry sa, io nella mia trasmissione Il Punto, io ho accolto migliaia e migliaia di problemi di gran parte dei baresi, a cui ho cercato di convogliare questi problemi nei confronti dei politici, quella classe dirigente che, come ho già detto prima, molte volte quelle risposte non le davano. Allora, siccome io veramente vi voglio far vedere il mio WhatsApp, che è preso d'assalto dalle persone che mi chiedono il venerdì sera di curare quei problemi, di portare in scena, di far incontrare quella politica che molto spesso, perché è impegnata, perché alle volte è negligente, perché diciamolo, no, quando una persona si siede su quella poltrona, molte di queste persone magari non sono neanche in grado di dare quelle risposte. Non voglio giudicare, ma la realtà è quella. Allora, io credo che Bari, la mia città, perché è la mia città, ma è la città dei baresi, merita di avere di più. Allora, se noi guardiamo Bari, non possiamo non pensare che noi abbiamo una costa meravigliosa, bellissima, e Bari non deve sponsorizzare, con tutto rispetto, Polignano a Mare, Trani. Noi il turista barese non lo dobbiamo tenere per due ore, per fortuna, che viene ad ammirare la città vecchia. Noi dobbiamo far sì che quella costa che abbiamo, visto che c'è stato comunque un bel intervento con pane e pomodoro, per quanto riguarda la spiaggia di Torre Quetta, però poi che succede? Da quel momento in poi quella spiaggia è morta. Se noi creassimo un indotto e facessimo un riferimento come Rimini, per esempio, Rimini non ha niente di straordinario, eppure Bari ha un lungomare che potrebbe diventare un indotto, potrebbe far lavorare un sacco di imprenditori, potremmo dare spazio a tanta gente che ha bisogno di lavorare. Questo è il primo punto. Il secondo punto, io sono stanca di vedere quelle categorie che sono davvero in difficoltà e che è come se nessuno li ascoltasse. È come se quelle persone... Io, guarda, qualche settimana fa mi sono occupata di quella storia di quei disabili, credo ve ne siete occupati anche voi, no? Che erano andati sotto la regione a chiedere aiuto, no? E gli stessi disabili poi sono stati denunciati dopo che erano stati autorizzati. Beh, guardate, quando io racconto queste storie, giuro, perdo la pazienza, credo si veda nelle mie trasmissioni, perché io dico, ma perché quella stessa politica poi respinge indietro, se la prende con i più deboli? Questa è la forza, questo è quello che io voglio fare per la mia città, essere una voce
non perché mi voglio fare la cavalcata televisiva, perché ho bisogno di visibilità, perché come dice Jerry io ne ho sentite di tutti i colori in questi giorni. Io voglio mettermi alla prova per dare ai baresi quello che manca, quindi proviamolo, mettiamolo in campo. È chiaro che ci deve essere una squadra, la collaborazione di tutti, certo, perché poi Manila Gorio da solo non è che può muovere il mondo. Io ma almeno ci provo. Ti vorrei chiedere una cosa, perché poi questi progetti di civismo che comunque sono sempre molto belli, però poi arriva un punto in cui, soprattutto in una realtà grande come Bari, poi in qualche modo si deve trovare il modo di trovare degli accordi anche con quello che c'è già della politica. In tal senso, come pensi che si possa collocare un progetto del genere? Perché c'è la possibilità un domani anche di poter avere rapporti con altre parti della politica, e quali? Perché poi sono forme di civismo, quindi politicamente non si collocano magari né a sinistra né a destra, almeno da quello che mi pare di capire, poi magari mi puoi smentire se non è così. No, sono d'accordo con te, dialogare non mi sembra, io stamattina sto dialogando con voi e voglio dialogare con tutta la politica, ma non per questo sono pronta a fare, come dire, accettare compromessi, e non sono pronta per forza a creare delle coalizioni che vanno a sinistra e a destra. Bari, città libera, vuol dire libera da tutto, libero dai pregiudizi, libera dalle solite facce, dalla gente che sta sempre lì. Allora, Manila Gorio, ripeto, quindi io non avevo bisogno di scendere in politica perché mi serviva qualcosa, è perché un gruppo di persone che appartengono alla società civile, giornalisti, avvocati, che non hanno mai fatto politica, mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda Manila, noi non siamo mai scesi in politica, ma siamo stanchi sempre della stessa politica, delle stesse facce. Questo è stato l'unico motivo per il quale io ho accettato, perché ho detto: finalmente c'è un gruppo di persone che non si è mai visto, ma che ha voglia di fare, non vuole andare lì perché vuole governare, perché si vuole portare a casa lo stipendio, fare affari, eccetera. No, e questa è gente che vuole veramente dare un volto nuovo alla propria città. Allora io ho detto: guardate, io in questo momento sono un personaggio pubblico, sono una conduttrice televisiva, faccio un programma importante, non voglio retrocedere dal mio mestiere. Se voi mi portate un progetto che in questo momento è strettamente versante verso una categoria politica, io vi dico di no. Se le vostre idee vengono a sposarsi col mio credo, quindi il mio credo deve essere universale, ci devono essere i fatti, i temi, non la corrente politica, che io rispetto, siamo in un paese democratico, lo facciamo, ci interfacciamo, ma io voglio portare i punti. Queste sono le cose che mi interessano. Tra pochissimo, allora, torniamo sui punti, però abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Pronto, dottoressa, mi sente? La sentiamo, buongiorno. Oh, buongiorno, buongiorno a tutti e alla sua ospite. Buongiorno. Io volevo dire alla sua ospite tutto quello che ha detto, passato, presente, futuro, mi auguro, però dico, nessuno di voi sento parlare di lavoro ai giovani e a tutto, e questa è la cosa principale che a me personalmente interessa, e penso a tutti i cittadini, a tutto il popolo barese, dovete pensare al lavoro. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie alla nostra ascoltatrice. Diamole il tempo, appena cominciato questo viaggio. Però mi piacerebbe capire una cosa, anche per cercare di capire meglio, anche, ripeto, io cerco un po' sempre di scovare nella collocazione quantomeno delle idee, perché poi è normale che ci possono essere idee che vanno in una parte e idee che vanno dall'altra, ma andando ai vari livelli della politica che oggi ci amministrano per un barese, abbiamo la città che è governata da Antonio De Caro, la regione con Michele Emiliano e poi il governo nazionale con Giorgia Meloni. Se dovessi prendere un lato positivo e un lato negativo di questi tre personaggi politici, che cosa prenderesti? Beh, intanto, come sapete, Giorgia Meloni nella passata campagna elettorale io sono stata l'unica a intervistarla, perché mi ha concesso un'intervista, perché la sua agenda era molto impegnata e quindi ha deciso proprio di venire da me al punto, e io sono rimasta molto contenta, non perché fossi stata l'unica, non voglio stonare con questo unica, ma era unica il fatto che per la prima volta una Giorgia Meloni, come sappiamo, no, Fratelli d'Italia, alle volte un po' lontana da quei temi LGBT che io rappresento fortemente, no? Quando gli hanno detto, e quando l'ho chiamato, ho detto: Presidente Meloni, io la voglio intervistare. Quando poi i suoi uffici stampa gli hanno detto: guardi che Manila Gorio è una bravissima professionista, ma sa, è una transgender, quindi... Giorgia Meloni non ha battuto ciglio, perché Giorgia Meloni ha guardato le mie competenze, e questo è stato un segno di grande apertura che io ho apprezzato. Quando Giorgia Meloni è venuta da me, io ho detto: guarda, io non faccio concordato, esattamente come voi, live, se Giorgia Meloni accetta deve venire. Io con Giorgia Meloni ho parlato di bambini, non mi è sembrata infastidita, quindi io credo
ecco, quindi di Giorgia Meloni, che si possa trovare il dialogo e non si deve avere il pregiudizio. Quindi ammiro questo di Giorgia Meloni. Lasciatemi dire, prima ancora di De Caro, di Emiliano, ovviamente il riferimento a Giorgia Meloni per me è lash line in questo momento, no? Vicinissima ai diritti, la nuova neosegretaria del PD, che mi piacerebbe incontrare e anche intervistare. Sono due figure che hanno dettato in questo momento il senso del cambiamento, no, nel nostro paese, cioè le donne che per una volta vanno al potere e le donne che dimostrano che questa politica non appartiene solo agli uomini, no? Io posso essere una risposta, ma non perché sono una trovata pubblicitaria, ma perché credo di avere le competenze per rappresentare i cittadini baresi e per entrare in politica, e quindi credo che oggi il potere, la politica deve essere rappresentata a prescindere dalla questione sessuale, ma perché uno ha le capacità. Antonio De Caro ha fatto molto bene. Antonio De Caro io lo stimo tantissimo, lui lo sa, glielo scrivo, ci sentiamo e apprezzo moltissimo il lavoro che ha fatto, e credo che Antonio De Caro meriti di fare a questo punto il presidente della Regione Puglia. Michele Emiliano, insomma, lo sappiamo, ha avuto qualche piccolo problema in queste sue due legislature, soprattutto, insomma, le ultime vicende che riguardano questioni, insomma, del suo governo. Credo che Michele Emiliano abbia sbagliato alcune scelte, perché Michele, guardate, ha una capacità straordinaria di mantenere gli equilibri, però molte volte quando si scelgono le persone, lo so che tu non hai una sfera magica, non sai quello che cosa può fare quell'altro, che può combinare, però per essere un presidente di regione bisogna stare molto attenti, perché sai, purtroppo le spine nel fianco possiamo avercele tutti. Quindi questo mi dispiace di Michele Emiliano, che questo secondo mandato, secondo me, rispetto al primo, che è stato più soddisfacente, poteva dare di più, ma non è solo colpa sua, è la fiducia che lui ha dato ad alcune persone. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno ragazzi. Ciao Mimmo, buongiorno. Buongiorno a Manila, a buongiorno. Cui non manca la favella, perché è un monologo, vi sta togliendo anche il ruolo di intervistatore. Beh, è importante che parli, l'abbiamo chiamata qui per questo, sì, per farvi ascoltare cosa ha da dire. Quello che dicevo, però di solito oggi poi non è importante. Infatti. Di solito però poi i monologhi senza contraddittorio rimangono là. E io volevo tirare in mezzo, diciamo, lei ha fatto una dichiarazione, però non so se corrisponde al vero, proprio sul fatto di essere la prima transgender a candidarsi a sindaco. Lei ha già detto che ha incontrato persone che non hanno pregiudizi, però ovviamente non tutti sono la Meloni o non tutti sono la Schneider. Voglio sapere se secondo lei questa posizione è un punto di forza o può essere una discriminante per quello che può essere il suo cammino elettorale. Ciao, grazie. Grazie Mimmo. Come la bella domanda. Intanto dobbiamo rispondere anche alla signora di prima, però a questa domanda, Mimmo, dico... Allora, guardate, io devo ringraziare i baresi, devo ringraziare ovviamente tutti gli editori televisivi, da Mazzitelli, che mi ricordo 20 anni fa quando ho fatto le mie prime cose, mi ospitava, Dante, come dimenticarlo. Voglio ringraziare tutta la comunicazione, perché non è solo il merito di Antenna Sud, è il merito di tutta la comunicazione televisiva locale col quale ho lavorato in questi 22 anni di lavoro. Io sono stata consacrata e amata dal pubblico perché sono stata me stessa, sia quando facevo La Leggerezza, adesso che faccio il racconto sociopolitico e l'attualità. Bari, la Puglia, mi ha sdoganato il fatto che una persona diversa non potesse fare la conduttrice, e soprattutto l'ha dimostrato in questi ultimi 4 anni, perché avendo, insomma, al timone il programma più importante della mia rete in prima serata, è un segnale, è un segnale, una dimostrazione. Quindi io ho detto, perché gli stessi baresi, gli stessi pugliesi che mi hanno premiata in questi anni a livello televisivo potranno dimostrare che invece, al di là, proprio questo è un messaggio a livello nazionale, anzi a livello europeo, perché il fatto che io mi candido come sindaco alla città di Bari ed essendo comunque una transgender non è solo una notizia, deve essere proprio un dato di fatto che i baresi devono dimostrare nel resto del mondo che una persona, solo se è capace, perché non solo perché è transgender, ma se Manila Gorio è capace di rappresentare i diritti dei baresi, allora merita di stare a quel posto. Dobbiamo smetterla di mettere il pregiudizio: ah, è una transessuale, ah no, è una donna e non può fare la politica. Le donne lo hanno dimostrato, lo stanno dimostrando. Forse è il momento che, dopo Vladimir Luxuria, dopo quel periodo che ha avuto appunto alla Camera, oggi ci sia anche un sindaco transgender, ma che abbia le capacità. Questo è importante. Mi piace questo doppio rapporto di fiducia di cui hai parlato, perché chiedi ovviamente la fiducia ai baresi, ma contestualmente sei tu anche che la dai ai baresi, insomma, che ti hanno accolta. Allora, noi ci stiamo avvicinando alla chiusura, in effetti siamo in debito di una risposta, perché la nostra ascoltatrice chiedeva sul lavoro che è un tema ovviamente caldissimo.
Allora, il lavoro in realtà è il mio primo punto nel mio programma che svelerò tra qualche giorno in un'importante conferenza stampa dove inviterò anche Telebari. Il lavoro, dovete sapere che è stato al centro sempre delle mie trasmissioni, dei talk itineranti che ho fatto in giro per la Puglia, che continuo a fare. Io mi sono occupata di tante vicende, per esempio la vicenda della Baritech, quei lavoratori, 118 lavoratori lasciati a casa. Ho visto la passerella di tutti i politici, sia nazionali che locali, che promettevano a quei ragazzi che gli avrebbero dato la cassa integrazione, che li avrebbero aiutati. Guardate, ho mandato in onda, chi lo sa chi ha seguito il punto, tanti di quei contributi, tante di quelle chiacchiere che ancora oggi io continuo a combattere con queste persone al loro fianco. Prendo questo esempio perché io voglio essere dalla parte di tutti i lavoratori e quindi il lavoro deve essere al centro. Ma perdonatemi, se noi ci facciamo rappresentare da quella politica che non è in grado di dare quelle risposte, io a quella signora che cosa gli rispondo? Io vi faccio leggere i messaggi di tantissimi lavoratori della società della Sanità Service che purtroppo per via della tragedia Covid, che erano stati assunti all'ospedale in fiera, continuamente ogni giorno mi dicono: aiutaci Manila, perché siamo stati tutti mandati a casa. Allora il problema è questo, che manca il collante fra i diritti dei lavoratori e le istituzioni. Ci vuole una persona che deve dar fastidio, deve dire: tu questa gente la devi ascoltare, ma soprattutto gli devi dare delle risposte. E quindi lasciatemi dire, e concludo, non è solo la televisione, perché la mia forza è stata la televisione e un editore che mi ha dato un enorme palcoscenico. Quindi i politici, quando io li chiamo per venire a risolvere quelle questioni, quando ci sono i riflettori, loro sono costretti a risolverli, ma io non posso ospitare tutti i lavoratori, quindi c'è bisogno che il mio intervento sia direttamente da quei palazzi, altrimenti purtroppo non posso risolvere i problemi di tutti. E allora, noi purtroppo abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, ma tant'è, Manila lo ha annunciato poco fa, tra qualche giorno conosceremo più nel dettaglio il suo programma e magari tornerai qui per parlarcene. Intanto grazie. A Manila Gorio, lo ricordo, candidato sindaco per la città di Bari con la lista Bari Città Libera. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi.